Un saluto ad Aaron e benvenuto su Music Fan. Ciao. Ciao, ciao, bacio. Innanzitutto è un piacere conoscerti perché ti abbiamo seguito durante il percorso di Amici, ma la mia prima domanda è una curiosità, è legata alle sensazioni che stai provando in questo momento a poche ore dal lancio del tuo primo film. No, è tutto bello, tutto difficile allo stesso tempo, però tutto bello. E quindi ci si aspetta una bella uscita, un bel percorso di questo universale, di questo disco, di questo EP. E nulla, i ritmi sono abbastanza elevati, diciamo. Devo fare un bel upgrade, devo montare bene la macchina perché poi è complicato. Però è tutto bello, ecco. Sì. Tra l'altro, appunto, questo è un progetto universale dove cui metti in pratica un risalto quelle caratteristiche che avevamo colto anche da Amici, ovvero una certa trasversalità a livello musicale ma anche interpretativo. Ma oggi qual è l'aspetto che ti rende più orgoglioso di questo progetto? Allora, la cosa che mi rende più orgoglioso è che è molto versatile, cioè ci sono de delle ballad, ci sono dei pezzi anni 80, dance, pop rock, c'è un po' tutto dentro. Poi ovviamente dopo questo progetto bisogna centrarci un attimino, ma vorrei centrarmi più come me. No, la versatilità, in bene o male, vorrei che rimanesse perché penso che cioè, l'arte si debba esprimere in tutti i modi, no? Non solo in una via. Ecco. Però sì, la cosa che mi rende più orgoglioso è la versatilità. Sono assolutamente d'accordo con te, anche perché se dovessimo parlare anche solo del singolo estivo di Gemeletta, ha proprio quel video che è veramente interessante, con l'utilizzo anche del sax che rende la canzone, come dire, anche un po' retro, nonostante abbia una produzione che è intermoderna. Quanto sei intervenuto anche nel processo di produzione di questo lavoro, anche per creare un sound, creare un mood così preciso e soprattutto così contaminato? Allora, io ho sviluppato la canzone a livello proprio autorale, cioè nel senso che l'ho scritta tutta io, e poi Giulio Nenna, che mi ha dato una grande mano, è proprio il produttore di Visione LED. Lui mi ha detto, guarda Edoardo, che ci saranno delle cose particolari, no? Per esempio un sax alla fine. Io ho fatto, come un sax alla fine? In che senso un sax alla fine? Poi in realtà è stato molto, molto bello, era molto centrato sulla cosa, perché io stavo prendendo una via un po' più elegante, più jazzata, questa cosa qua, no? E quindi era molto bello, sì. Tra l'altro, diciamo che colpisce anche di prendere pure il tempo, un pezzo che già comunque conoscevamo, ma secondo me quel pezzo, comunque anche a livello testuale, ha proprio quelle perle, come per esempio Sei di New York e un po' di me, comunque certi dettagli, certe sfumature che comunque ti rendono in qualche modo ti rendono interessante anche proprio come cantautore, proprio cercando proprio di capire quello che può essere il tuo approccio comunque alla musica. Si sente che ci sono diversi ascolti e soprattutto c'è tanta curiosità e anche la volontà di sperimentare, sia dal punto di vista produttivo che dal punto di vista testuale. Sì, ma a livello testuale io un giorno ho detto della mia vita, ho detto o faccio il cantante o faccio l'autore, oppure faccio il cantante e l'autore, cioè magari sarebbe top. E quindi ho iniziato a scrivere tantissimo e considera che nel Covid io ero arrivato a 1300 canzoni scritte. E invece adesso sto a 1690, 1680, una roba del genere. Però ovviamente ci stanno delle canzoni che prendo come esercizio di stile, no? E invece altre che prendo proprio come canzone e dico, ok, questa deve andare, no? E quindi ecco, tutto qui. Diciamo che proprio anche dal punto di vista armonico ci sono, come dire, delle sperimentazioni. Questo può essere semplicemente un accenno, perché non sono molti brani, c'è anche una cover, però io credo che comunque già si possa avvertire comunque proprio quella tua curiosità di cui ti parlavo prima, proprio la volontà anche di andare oltre, di cercare comunque qualcosa di originale, sperimentando ma rimanendo fedele a te stesso. Certo, allora diciamo che mi sento molto cambiato già da Universale, no? A livello sia a livello di testo, a livello di melodie, a livello. E quindi pensando che questi sono tutti pezzi, tra virgolette,
vecchi, no? Perché ho scritto tutti questi pezzi prima di entrare Amici, no? E stanno andando bene. Quindi penso, wow, se stanno andando bene questi pezzi, speriamo che vadano ancora meglio quelli che scriverò, no? E ecco, quindi, l'unico testo che mi ha dato una piccola mano è Giulio, proprio, è su Mi prenderò cura di te, perché quello era proprio un pezzo di esercizio di stile. Quello lo feci sentire a Maria, mi ricordo, e mi disse, questo pezzo è forte, mandiamolo. Io ho fatto così, ma come è forte? L'ho scritto alle 3 di notte, per la mia ragazza, no? Tipo tutto a voce bassa, era registrato malissimo, no? Questo pezzo è forte, va bene, andiamo. E quindi mi ha dato un paio di dritte Giulio su come aggiustarlo, e poi l'abbiamo fatto uscire, ecco. Diciamo che quello che colpisce veramente è proprio anche la tua capacità di interpretare, perché in questo tipo, ripeto, non sono tantissimi brani, ma comunque si vede la tua capacità comunque anche di cambiare registro, anche nello stesso brano, proprio cerchi davvero di trovare come dire, quel tuo modo e anche proprio per essere originale. Sì, dentro Amici questa cosa è stata molto tosta, perché a livello interpretativo mi ha aiutato molto quella scuola, Amici, e adesso proprio mi fa bene, fra virgolette, mi fa male, fra virgolette, interpretare un pezzo, no? Perché, per esempio, quando ho cantato La cura al serale, io stavo distrutto, ero distrutto, vedevo tutte le immagini definite. Poi adesso faccio una piccola, per entrare un po' nel mio mondo. Quando cantai gli ultimi 10 secondi di canzone della cura, io avevo un'immagine precisissima nella mia testa, che mi vengono tutti i brividi, perché al serale non potevamo usare telefonini, no? Queste cose qua, e ci facevano sentire i nostri cari, no? Soltanto 10 minuti così in diffusione, no? E io sentii, prima di iniziare a studiare la cura, la mia ragazza, e la mia ragazza era molto agitata, non riusciva a essere tranquilla, no? E quindi quando ho cantato "Ti salverò da tutte le malinconie", perché sono essere, stavo malissimo, proprio vedevo proprio quell'immagine in cui lei stava male, quindi stavo proprio male, e quindi niente, ecco. Ma ci sta, ma anche proprio a livello di interpretazione. È qui che la scelta di aver inserito per due sottolineati. Tra l'altro, credo che sia un po' forse il tuo simbolo tra le cose che hai portato amici. Perché l'ultima domanda è legata agli store, perché tra poco incontrerai il pubblico in una serie appunto di date. Quali commenti ti aspetti di ricevere da loro? Come pensi che possa evolvere anche il tuo rapporto con la fanbase? Io penso che, allora, io ho problemi con rapportarmi con la gente, io proprio perché non mi sento mai adatto, perché non ho tanta autostima, perché bla bla bla, però spero di farli divertire prima di tutto, perché io già mi aspetto la persona che aspetta, tipo, speriamo, speriamo, che aspetta 1 ora e mezza in fila, no? E quindi devo farlo divertire e devo stare bene con loro soprattutto. E questa è la cosa che punto tantissimo. E poi che commenti? Beh, spero che gli piaccia il disco, spero che mi digano questa canzone spacca, no? E niente, tutto qui. Molto, molto, molto bene. Poi, tra l'altro, sarà un'estate intensa perché ci saranno tanti appuntamenti anche live. Ed è bello così, ed è bello poter incontrare il pubblico anche perché porta in vera città. Grazie mille, Aaron. Buona musica e a presto. Grazie Simo, bacione. Grazie mille. Ciao ciao ciao.